Ed eccoci pronti ad una nuova puntata di 1, 2, 3, occhio all'evento. Un'altra puntata, coincidenza giuro, tutta al femminile. Sono contentissima perché qui con me in studio oggi ci sono alcune delle rappresentanti dell'associazione Donna Sempre Onlus di Crema. Benvenute! Grazie. Un'altra puntata tutta al femminile, per questo che mi sono vestita di rosa, eh? È giusto. Brava. Noi ci siamo già viste l'anno scorso, però sono contenta di riavervi qui e di parlare ancora della vostra associazione. Allora vado a presentarvi. Ho il piacere di riavere Antonella Scalvini. Ciao Antonella, che tu sei rappresentante del consiglio appunto dell'associazione Donna Sempre. E poi abbiamo la presidente dell'associazione, Paola Brambini. Buonasera a tutti, grazie. Ciao Paola, ma figurati, è un piacere. Ed un viso noto, perché è venuta qui non solo per l'associazione ma anche per altre cose, vero? Annalisa Radici. Grazie, grazie. Tra l'altro Annalisa, tu sei rappresentante, anche tu come Antonella, però sei insieme a Paola una delle cofondatrici di questa associazione Donna Sempre, esatto. Onlus di Crema. Esatto. Allora, com'è nata? Ricordiamo un po' i nostri telespettatori. Che cos'è la vostra associazione? Qual è il vostro obiettivo? Come è nata? Raccontiamo un po' brevemente come mai si è voluta creare questa associazione. Dunque, l'associazione Donna Sempre Onlus di Crema è nata nel 96 per volontà di alcune donne colpite da tumore al seno. E grazie soprattutto all'aiuto del Centro Oncologico di Crema. Col quale tra l'altro non è mai cessata la collaborazione in tutti questi anni. Le fondatrici Sandra, Annalisa ed io eravamo unite dalla stessa esperienza di malattia e motivate da anche un forte senso di solidarietà, un sentimento di solidarietà. Già come detto anche altre volte, le associazioni come la nostra sono il cuore pulsante della lotta contro il tumore del seno, lo specchio dell'esperienza diretta. Anche perché insomma, diciamo che essendoci, lo ricordiamo sempre, essendoci passate poi in prima persona, non si fanno tanti giochi di parole, si sa quali sono veramente gli iter da fare, si sa come si sta, si sa come ci sono in certi momenti chi si è un po' più giù e un po' più forte, e cosa meno ci si dà una mano, giusto? Quindi proprio siete sì. Proprio quella la vostra missione. Esatto. Infatti la mission dell'associazione è soprattutto il sostegno morale delle donne che vengono a incontrare la stessa malattia. L'intento è di trasmettere un sentimento di forza, di coraggio e la voglia di riprendere in mano la vita. I benefici dell'incontrarsi in associazione sono la certezza di trovare sempre ascolto, la possibilità di esprimere dubbi e paure, e confrontarsi per uscire anche da questo stato di solitudine in cui certo. A volte ci si trova. Magari sei anche in mezzo a tante persone, anche in mezzo ai familiari, però tante volte si è soli. Sì. Ed è il confronto diretto anche con persone che sono state operate da tanto tempo, è proprio una trasmissione di positività. Brava. Al tempo stesso però non trascuriamo per quanto riguarda la prevenzione, per cui un'attenzione particolare è per questo che noi organizziamo anche insieme al chirurgo ai vari staff medici, sì, certo. Delle serate informative, e poi cerchiamo di mantenere dei contatti con le istituzioni per uno standard di qualità di assistenza, perché sia mantenuto
avuto un certo tipo di qualità di vita. Brava, sistema. Direi, quindi sensibilizzare da una parte, ma allo stesso tempo vedere insomma di farlo nel migliore dei modi, giusto Paola? Esatto. Bene, allora la prima volta che abbiamo detto che siete state qua se non sbaglio l'anno scorso, in occasione dei vostri primi 20 anni. Siamo giovanissimi. Siete giovani, avete quasi quasi la mia età, Annalisa. Quindi 20 anni, quindi già passato un anno, siete veramente, avete fatto tante cose, perché io vi seguo anche e quindi so che avete fatto tante cose, però prima di parlare delle cose diciamo a livello un po' più divertente, perché andremo a vedere poi che cosa avete fatto, mi interessa sapere quali sono gli obiettivi che sono stati proprio tra virgolette centrati in questo ultimo anno. Come impostazione dell'associazione non è cambiato molto, noi abbiamo sempre le nostre modalità di incontro con le donne, eccetera. Quello che secondo me invece abbiamo dovuto un po' sistemare è prestare un po' più attenzione alla comunicazione. Perché cioè all'apertura verso le forme mediatiche che ormai sono indispensabili. Guarda, a chi lo dici? A chi lo dici? Quindi vi siete, diciamo, siete diventate, come tu l'hai usato, Facebook, Twitter? Un po', ci stiamo così, avviando. Così, un po'. Abbiamo sempre tenuto un basso profilo, un po' proprio anche dovuto al carattere un po' nostro. Introverso. Sì, neanche introverso, però molto... quasi un riservato, sì. No? Un po' di discrezione, eccetera. Poi invece ci siamo accorte che ci siamo accorte che per centrare gli obiettivi dobbiamo spingere, dobbiamo osare, è vero. Dobbiamo esporci di più. È vero, insomma, è vero. Anche perché così facendo. Non solo, allora tu giustamente Paola hai detto che è nato tutto per cercare di far parlare e aiutare delle persone che magari erano intorno a noi, ma con questi social network le persone le aiutate 3 volte tanto, perché ci sono tante persone che magari si mettono in contatto tramite questi social network e condividete ancora di più le vostre esperienze, quindi vi date tutto più amplificato. Tante volte lo si usa male, perché è talmente amplificato che a volte fa paura. Nel vostro caso, in questo caso, voi invece è essenziale che facciate queste cose, perché il vostro messaggio deve essere veramente triplicato a più persone. Sì, cioè, con le nostre iniziative certamente abbiamo centrato l'obiettivo di sostegno delle donne, come abbiamo sempre fatto, però anche perché anche se fosse una sola, anche una sola donna, ci siamo sempre. Quello dell'informazione e della condivisione del problema, siamo riusciti a raccogliere fondi, ad esempio, per progetti fatti in collaborazione con l'indispensabile servizio di psico-oncologia del centro oncologico. Importante. Sì, infatti. Proprio abbiamo visto che dobbiamo esporci, ecco. Sono tanti anni ormai, siamo arrivati all'ultimo, l'idea poteva essere quella di fare, di istituire addirittura un sito, ma diventa un po', siete ancora un attimo. Ma ascolta, pian pianino, anche perché so che la tua compagna... Sì. Annalisa è veramente è molto attiva. Sto imparando. E ci siamo esposte proprio l'8 di ottobre in maniera eclatante come secondo anno. Allora sì. Arriviamo a questa data fatidica, è sì. Per questo che mi sono vestita di questo colore. Bravissima. Cosa è successo, Annalisa, domenica 8 ottobre? Allora, domenica 8 ottobre c'è stata la seconda edizione della nostra camminata, Donna sempre in cammino. L'anno scorso l'abbiamo fatta per il nostro 20° anno, l'anniversario della fondazione. Visto il grande successo che abbiamo avuto, perché pensavamo fosse soltanto quell'evento, invece no, l'abbiamo riproposto e abbiamo avuto un grande riscontro. Abbiamo venduto
quasi 500 biglietti, anche per sostenerci, lo compravano anche per sostenere. In piazza sono venuti quasi 300 persone. Tantissimo! Sì, ci siamo accorti perché abbiamo venduto tutte le pettorine e tante sono venute con la pettorina dell'anno scorso. Ma che bello! È stato stupendo, bellissimo. C'erano anche le personalità, c'era il sindaco Stefania Bonaldi, l'assessore cultura Emanuela Nicchetti, diverse personalità politiche cittadine e non, anche di Roma, diciamo. E però anche delle persone che sono venute con i loro cani. Abbiamo visto cagnolini con la nostra pettorina, ma è stata una cosa stupenda. Sì, proprio bello. Questa sì, è stata una marcia in rosa proprio. È stata una marcia in rosa. Allora, come si è svolta? Come si è svolta la giornata? Allora, la mattina al nostro gazebo si sono raccolte le iscrizioni. Poi hanno indossato le pettorine per le vie della città, via Bazzini, Piazza Garibaldi, i giardini, il viale. E tutto in totale sicurezza, perché avevamo l'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, bravissimi, tantissimi. Poi la nostra polizia locale, i nostri vigili negli incroci, così. Abbiamo avuto l'assistenza dell'ambulanza, dell'Hospital Service di Matteo Gremignoli e Giulia Barbaro, tutte persone volontarie, nessuno ha voluto niente di tutte queste persone. È stata una cosa che veramente, bravi, bravi veramente. E poi abbiamo fatto le pettorine, abbiamo avuto l'aiuto di Rosella Fumagalli per l'impianto colori e la banca finanziaria di Crema della Mediolanum, che ci è venuto incontro, perché purtroppo questi eventi, queste manifestazioni hanno un costo economico. Certo. E allora, oltre il biglietto, che era proprio una cifra irrisoria, costa pochissimo, 3 euro, ci sono state queste persone che ci hanno aiutato. Che bello, è importantissimo. Sì, sì, vero, vero. È importante, però è anche bello perché vedere 300 persone. Abbiamo 300... le fotografie che vi abbiamo consegnato, vi siete proprio questa fila lunghissima. Sì, abbiamo visto, le abbiamo viste. Stupendo. Infatti. È bello, una bella soddisfazione. Guardate che qua non si vede la fine, poi ho visto anche un'altra che c'era, sì, prima. Sì, con la fila lunghissima proprio dai giardini che si vedeva. Ma arriverà, sì. Se non è già passata. Ma poi arriverà. Ci sono persone che ci aiutano anche oltre la camminata, perché c'è il gruppo dei Pantelù famosi con Renato Sangellini. Ecco, questa. Guarda quante persone. Bellissimo. E non sono tutte, perché ce ne sono ancora tantissime. Lo so, è 300. 300, sì, vedi come. Poi bravi tutti insieme, tutti contenti. Poi siete stati anche fortunati. Giornata stupenda di sole. E ti dicevo che anche il gruppo di Pantelù con Renato sta facendo la castagnata e la farà prossimamente in nostro favore. I tortelli a Mondi di Carta, l'agriturismo e il loghetto di Anna Maria Mariani, una parte della vendita verrà versata a noi. E poi Paola racconterà anche di altri futuri eventi che ci saranno, perché questo è il nostro anno, oltre al mese di ottobre che è dedicato a prevenzione, senza dimenticare che non solo ottobre, ma tutto l'anno. Bravo, ricordiamolo. Ricordarci della prevenzione. Ricordiamolo, perché esatto. È importante questo mese. È giusto dedicarlo, specifico, sì. Però soprattutto per le donne sempre, esatto. Sempre, la prevenzione sempre. Esatto. Quindi Annalisa, tu hai sistemato quello che è la parte, il corso, ma c'era una camminata e basta, vero? Non si correva? No, camminata. Quanti chilometri erano? Sui 5 circa. 5 chilometri? Sì, sì. Ma è stato bello perché tutto anche in sicurezza, il viale Santa Maria, e poi siamo entrati alle villette, siamo usciti Porta Nuova e poi siamo rientrati in Piazza Garibaldi. Con il mini presente alimentare. Io lo so che guarda, quando mi parlano che c'è da correre, io so che la gente tre quarti va perché alla fine. Ma con noi è cascata male. Sì, mangiamo un barretta, po'. Barretta dietetica. Barretta dietetica. Ma Paola, veramente? Sì. Per essere in linea. In linea. Sì, scusa, ok, in va linea bene. Con i nostri obiettivi, giusto. Salute, eccetera. Dovevamo dare la barretta. Non raccontiamo cosa abbiamo mangiato a casa. Sì, no, fa niente, ma stavo dicendo, no, mi sistemo un attimino e dico, sicuramente alla fine avrete dato una barretta dietetica e salutare, è vero, ecco. Bravissimo. Ok, sì. Allora, questo è quello che è successo a ottobre, ma esatto. Io so che quest'estate si è svolta una sfilata bellissima. Chi me la racconta? Io. Tu, Paola, racconta. Una parte.
parte, una parte. Nel senso che, allora, questa azzardata idea è stata mia, perché è stata un'idea, come dicevo prima, ti bisogna sei buttata. Alla mia età. No, ci vuole. Va bene. Comunque, sembrava un progetto impossibile da realizzare, mentre invece ho avuto un sacco di consensi. Tanta gente ci ha seguito, grazie alla dottoressa Susanna Piloni della psiconcologia, i suoi contatti, ci ha praticamente presentato il gruppo della Made Factory, che ha organizzato questa sfilata, una vera e propria sfilata, con dei veri abiti e modelli di uno stilista vero, Andrea Tosetti. Ma belli! Il nostro carissimo, sono delle persone fantastiche, sì, perché c'era una carica umana notevole. Annalisa ha fatto la presentatrice. No, mi stai rubando il lavoro! Poi ti spiego. È stata una serata emozionante, divertente, direi proprio indimenticabile. C'erano donne in terapia, oltre alle donne dell'associazione, alcune hanno sfilato, alcune no, comunque donne in terapia, c'erano dottoresse, infermiere dell'oncologia. Ma che bello! Sì, tutte insieme per questo obiettivo. Ma è bellissimo! Anche dei baldi giovani, sì, recuperati, dei bei ragazzi. Beh, certo, ascolta, se proprio dobbiamo fare questo sacrificio, sì, infatti, se no ti dovevi buttare, Paola. Quindi, allora, i vestiti erano dello stilista. Sì, dello stilista. Però le modelle eravate voi. Le modelle, alcune no, praticamente tutte non modelle, ecco. Come dicevo prima, alcune dell'associazione, sì, sì, donne in terapia, c'era un clima bellissimo, di affiatamento, molto emozionante, ecco. E poi la cosa molto bella era che c'era tantissima gente, c'erano 400 persone. Il messaggio per cui è arrivato forte e chiaro a tutti, uno, era quello che noi eravamo là non solo per noi, per sfilare noi, ma per tutte le donne che noi rappresentiamo e che non avevano magari potuto partecipare. E l'altra era sempre riguardante la prevenzione, perché tante donne, lo abbiamo detto anche in quella serata, molte donne non rispondono neanche allo screening, per cui bisogna proprio puntare su questo. Assolutamente. È stato proprio bello. Sì, veramente emozionante. E poi anche durante la settimana la stampa l'ha riportato, praticamente tutti i nostri giornali locali hanno riportato, e hanno riportato esattamente qual era il nostro lo spirito. Posso aggiungere una cosa, se mi permettete? Tu giustamente hai fatto bene a sottolineare che voi eravate lì per quel motivo, prevenzione, e per rappresentare le donne come voi. Però voi lì eravate per un altro motivo, secondo me. Voi eravate lì per dare un'iniezione veramente di positività, di voglia di andare avanti, che non ci si deve fermare, ed è il bello, lo si vede, cioè siete persone positive. C'è tanta in giro, c'è tanta gente veramente che magari non ha nulla ed è di una negatività e fa peggio. Voi, e il bello è questo, cioè voi trasmettete positività. E penso che sia la cosa migliore che possiate fare, è proprio per quello che dico, dovete veramente buttarvi a far tutto, perché la gente deve vedere quello che fate, quello che siete. Nulla è impossibile, visto nulla cosa impossibile. Abbiamo fatto. Allora la prossima volta che cosa mi devo aspettare? L'anno prossimo cosa fate? Dopo. Oh mamma, non organizzate spogliarelli però. Perché iniziavo a preoccuparmi. Ha detto, no, non vorremmo poi avere anche problemi con la cardiologia. No, ma non per voi, che magari chiamavate qualche... No, meglio di no. No. Allora, Annalisa ti sta dicendo, mi stavi rubando il lavoro? No, allora io volevo sfilare, mi hanno messo i pantaloni dello stilista, la maglietta dello sponsor della... E poi mi dico, no, guarda che tu dovrai presentare. No,
Allora ho fatto una gag a sorpresa, sono uscita, c'era una vera modella di professione che era la mia collega presentatrice, altissima, coi tacchi, No, l'avete sì. vista nelle fotografie. E io piccolina, mi hanno detto metti le scarpe basse, e allora poi quando sono entrata sulla passerella ho fatto Eccola. finta di sfilare. Dai. E poi mi ha seguito a ruota subito la ragazza, mi ha detto: ma cosa stai facendo? Sono qui per sfilare. Ma no, tu devi presentare con me. È partita così. Ho fatto questi 10 secondi di sfilata, proprio con la posizione da modella. Ma veramente, E ma sei, poi via, ho presentato. hai presentato, ma sei stata Sì, bravissima, anche perché attenta che. infatti stavo, occhio, mi porto a casa la sedia, lo Bene. sgabello, anche perché so che la modella che era presentatrice con te dopo è cascata giù perché gli hai dato uno spintone che volevi essere tu. Volevo essere protagonista, Io lo so. come sempre. Bene, allora invece tu Antonella cosa hai fatto? Io ho proprio sfilato, No, ma ragazzi, infatti ho visto, c'è una fatto proprio foto. la modella, prova il pomeriggio come le vere modelle, e poi Bello. sfilata la sera cercando di, diciamo, di rendere al meglio i vestiti che lo stilista si era talmente impegnato a cucirci No, addosso. ma ho visto e siete state all'altezza tutte, eh? Bellissimo. Tutte. Bello, bello. Tu invece Paolo, oltre ad aver organizzato, hai sfilato Ho anche sfilato tu, anch'io, eh? sì, ho sfilato anch'io. Che bello, 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 bello. Ma ero anch'io abbastanza. Ma no, tutto sommato ero emozionata i Salire. giorni Ma precedenti, sì. ma poi la sera mi sono lasciata andare. Tanto è vero che mia sorella mi ha chiesto se avevo bevuto. Ero così, sciolta. Ormai avrà detto, oddio, ma cosa faranno lì No. dietro? Che Era provano? talmente forte la carica che c'era Sì, dietro, poi quando molta. abbiamo visto tutta questa gente Tanta, che ci. No, tanta. veramente. Per Vero. fortuna uscivamo un po' al buio, per cui No. avevamo i fari puntati e questo ci Non rendeva vedevi, non un vedevi. pochino più Guarda come siamo belle. ma bellissime. Tranquille. Allora, io ho riconosciuto te, Annalisa, e poi lei. Antonella, però io ti ho perso, ti ho Paola era visto. vicino Sì. di fianco allo. Dove? Ah, Annabella e eccoti! Paola, Siamo sì. lì. Viste, belle, ma c'eravate Bellissimo. tutte Hai notato cosa belle. abbiamo tutte sulla testa? Un Tutte turbante. uguali eravamo. Tutte uguali. Sì, Che tutte con tra lo stesso l'altro è pezzo. bellissimo, va di moda. Sì, E poi esatto. scusate, È un certa gente messaggio. non brava, ma poi certa gente non lo capisce. Quando una donna anche su, cioè sempre una donna con turbante. Con turbante, Brava! brava, Quindi io lo brava, dico sempre, con turbante. Poi brava, mettetela, staccatelo, non staccatelo, ma una donna è sempre con brava. turbante. Bello, bellissima questa cosa. Bene, 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 bene. Allora, abbiamo detto che ci sono i progetti per il Sì, futuro. ancora. 2018, che Allora, cosa devo per preoccuparmi? anche più vicini. Allora, per il momento, vabbè, i prossimi eventi sono la partecipazione, ci hanno chiesto di fare un intervento in un convegno organizzato dall'azienda sanitaria di Crema, dal titolo Da Artemide ad Afrodite, che mi è piaciuto molto, Bello. De sempre. Molto bello. Questo proprio la settimana prossima, per cui avremo un Quindi proprio. intervento in questo coso. Poi ci hanno chiesto di partecipare a un aperitivo del Leo Club di Dove? Crema, dove andrà probabilmente Annarisa, e avremo Quando la c'è da bere e da mangiare, va mangiare, lei, eh! abbiamo la possibilità di pubblicizzare la nostra associazione e dare un ritocchino all'idea della prevenzione, perché noi puntiamo sempre su quello. Certo. E poi, vabbè, iniziative di sempre che facciamo, la Il pizza tour. Natale, che prima di Natale c'è l'incontro di tutte, proprio aspettano, da giugno cominciano a Tutte chiedere, le allora nostre andiamo. si Sì, fa, si infatti, fanno. queste sono le piccole Esatto. cose. Progetti, c'è un recente, ma proprio recente, recente contatto con la compagnia della Scherma Lombarda di Treviglio.
che è un interessante e accattivante progetto, mi è piaciuto subito, che si intitola Sciabola in Rosa. Bello. È un corso di scherma terapia per le donne operate al seno, pare che sia l'unico in Italia. Esatto. Noi cominceremo a probabilmente divulgare il video che ci hanno mandato, perché è una cosa molto abbozzata in questi giorni. Vedremo se riusciamo a fare un gruppo, perché la loro intenzione è proprio quella di formare un gruppo che poi partecipi nel 2019 a una gara in Francia. Adesso non so se avremo delle adesioni, approfitto di questa occasione per dire, chiunque volesse informarsi lo faccia contattandoci. Allora, a questo punto non bisogna far altro che ricordare come fare, a parte gli scherzi, a parte solo, a questa bellissima iniziativa, che me lo stai dicendo, è proprio una news. È nuovissima. Bellissima. Oltre a questa iniziativa, è come fare a contattarvi anche per gli altri problemi. Sì, l'acqua soft oppure... Brava. E poi anche per voler, magari c'è qualcuno che ha bisogno e ci sta guardando e dice: io domani voglio contattare l'associazione Donna Sempre. Come può fare? Allora, noi abbiamo una sede che si trova in via Bartolino Terni 7 a Crema, zona Acquedotto, e un numero di telefono a cui risponde sempre qualcuno dell'associazione, che posso anche dare. Assolutamente. È il 349-7924-732. E poi siamo presenti all'interno dell'ospedale il martedì mattina presso il centro oncologico, e lì ci siamo tutti i martedì dalle 10 alle 11 e in caso di necessità andiamo anche a dare un supporto a chi sta facendo le terapie, quindi andiamo anche al day hospital oncologico a richiesta. Poi sempre in sede c'è qualcuno presente il secondo e il quarto martedì del mese dalle 10 alle 11 e il primo e il terzo sabato del mese sempre dalle 10 alle 11 c'è sempre qualcuno che può dare informazione. Benissimo, ascolta, nel caso non avessero fatto in tempo a scrivere tutto, sia il numero, abbiamo parlato di social network, come fare a contattarvi sulla pagina Facebook? Esatto. Allora, è questo il sito, giusto? Sì. A cui ci abbiamo la pagina Facebook, proprio Associazione Donna Sempre. Associazione Donna Sempre. Esatto. Lì è importante. Sì. Anche sul sito dell'ospedale c'è il nostro... Sì, ecco, no, diciamolo, è importantissimo. Il nostro logo... Ospedale di quale? Il sito dell'ospedale di Crema. Di Crema, sì. L'ospedale di Crema, c'è il nostro logo e c'è un riferimento telefonico. Perfetto. Quindi abbiamo visto i prossimi eventi, abbiamo visto i progetti per il 2018, abbiamo visto come fare a contattarvi, ma siccome l'abbiamo detto ancora prima, perché quando parlavamo della corsa, ci servono... purtroppo i dindini per eventuali sponsor o eventuali persone che volessero aiutare, come fare a contattarvi? Sempre allo stesso modo? Sempre seguendo il canale Facebook e tutti i vari uffici, le varie sedi di l'associazione Donna Sempre Onlus a Crema. Mi raccomando, come lo dico sempre, abbiamo bisogno di voi. Voi che potete, aiutate chi veramente mette a disposizione il loro tempo libero, ma soprattutto la loro esperienza per aiutare gli altri. Mi raccomando, non fatemi fare brutta figura. Questo l'abbiamo detto. Io c'è una cosa bellissima che c'è adesso. Una cosa che mi avete dato che io ho visto in anteprima di là. Non ve l'ho voluto dire perché però è emozionantissimo. È un video che dura pochi minuti, che è un concentrato di eventi, foto, cose belle che avete fatto in questo anno? Negli anni. Allora, io chiedo e ringrazio ancora Massimo. È un concentrato di noi. È un concentrato di voi. Allora, ma c'è anche la tua televisione.
Sì, perché voi, è vero, c'è un'immagine esatto. di noi. E io allora ve lo vado a presentare, ve lo vado a ripresentare, grazie Massimo di mandare il video dell'associazione Donna Sempre Onlus di Crema, 3 minuti di loro. È bellissimo, è veramente bello, emozionante, ci sono delle frasi bellissime, perché c'è una frase che dice anche la vita non è nelle tue mani, ma il modo di viverla sì, e voi la state vivendo e aiutate a viverla alla grande a tutti, malati e non, perché questa è una cosa molto molto bella che riguarda tutti. Beh, poi c'è l'energia positiva, voi siete un'emozione in movimento. Sì, ho visto, anche perché quando ci avete detto ma col cancro si diventa così, ho detto ecco cos'erano le reazioni, è bellissima.
perché se ad un qualcosa di negativo ci si ride anche sopra, è diverso, lo si prende in maniera diversa, è vero? E voi l'avete fatto così, sì, questa domanda, ma col cancro si diventa così, è stata fatta dal figlio di una nostra, ma veramente, della mia vice, perché quando ci ha conosciuto ha detto ma, cioè, col cancro si diventa così. Bellissimo, bellissimo questo video. Una domanda, l'ultima domanda che siamo in ritardo, a ciascuna di voi la voglio fare. Abbiamo visto questo filmato ricco di emozioni, tante. Io vi voglio chiedere, a partire da te, Antonella, qual è l'emozione più grande che vuoi portare con te nel 2017, del 2017, appunto, all'interno di Donna Sempre? L'emozione che voglio portare con me è l'emozione che vedo negli occhi delle persone che ci ringraziano per quello che noi facciamo. Bello, bellissimo. Paola? Anch'io mi allineo, ma è anche la gioia delle donne in questi eventi che organizziamo, perché sono sempre così gioiosi delle molte persone che ci seguono e ci appoggiano e condividono in modo solidale questo problema. E è veramente emozionante, un'emozione, sì, che ti resta dentro. Ci credo. Negli occhi e nel cuore. Sì, ci credo, bellissimo. Annalisa? E io l'emozione che provo ogni volta che vedo una persona che sta per fare il cammino che abbiamo fatto noi, e io lo trasmetto con l'abbraccio. Io abbraccio spesso le persone e poi do quello che sono, la mia vitalità, quello che ho ancora dentro di me da dare a tutte le persone. Spero che questo passi bene per chi mi guarda. Passa, grazie. Ve lo garantisco io. Grazie di essere stati qui con me ancora questa volta, quest'anno, perché l'anno prossimo, con tutto quello che c'è, vorrete non venire? Speriamo di riuscire a mettere in atto. Assolutamente. Ecco. Adesso vediamo. Penseremo a qualcos'altro. Penserete a qualcos'altro. Tanto ormai siete lanciate, siete proiettate in qualcosa di incredibile. Mi fate quasi paura. Se vuoi seguirci. Guarda, sono già abbastanza fuori di mio, mi sa che saremo una bomba insieme, però più che volentieri. Ragazze, grazie ancora, grazie a Antonella, Paola e Annalisa, e grazie, soprattutto salutate tutte le altre donne dell'associazione Donna Sempre Onlus di Crema. Grazie. Paola, all'ultimo visto che ha fatto con la scuola, maestra, una carambata. Dimmi. Siccome me l'ha proprio chiesto, parlavo del bimbo prima, mi ha chiesto, mi saluti quando vai in TV? Ma certo, ma assolutamente. Ciao Franci. Oh, ciao Franci. Sarà felicissimo. Sì, gioia. Allora, salutando Franci, perché Franci combacia anche con mio fratello, come se mai faccio finta che sto salutando questo. Ciao Franci, ciao Angie, cosa almeno. Noi vediamo, voi vi seguiremo sempre, in bocca al lupo per tutto. Noi invece ci vediamo settimana prossima e mi raccomando, occhio al prossimo evento. Ciao Franci, amico di Paola. Ciao.